Nuovo intervento del WWF questa mattina nella località Maragani di Sciacca. Sono stati raccolti molti rifiuti, ma questa volta non ci si limiterà alla raccolta dei rifiuti, perché saranno controllati e l'architetto Mazzotta, che è a capo del WWF Sicilia Area Mediterranea, ci spiega che tipo di controllo sarà effettuato su questi rifiuti. Noi, diciamo, dai primi di novembre che attraverso i volontari facciamo, diciamo, queste operazioni un po' a supporto delle amministrazioni, ma soprattutto a supporto della cultura della raccolta dei rifiuti e della pulizia dei nostri ambienti, perché i nostri tesori sono queste spiagge, sono questi mari, sono questi luoghi, e quindi sono tesori che, a prescindere dall'essere, come dire, più o meno animalisti, ambientalisti, siamo tutti umanisti, e quindi in quanto tali dobbiamo voler bene al nostro paesaggio e alla nostra terra. Stiamo facendo, oltre che una operazione di pulizia che potrebbe sembrare qualcosa di tra virgolette poco, e aggiungendo anche la schedatura e la catalogazione dei rifiuti che raccogliamo, in maniera tale da inviarli all'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale per gli studi che fanno per il Ministero dell'Ambiente, e quindi rendere scienza quella che è un'attività di volontariato ordinaria. Rendere scienza quella che è un'attività di volontariato ordinaria ci rende particolarmente orgogliosi e ci fa sentire utili, piuttosto che alla semplice pulizia, ma anche alla scienza, e mi ripeto, grazie. Cosa potrà emergere da questo accertamento, a suo parere, lei che ormai da tanti anni svolge attività di questo tipo? È un po' per studiare, sono un po' come le correnti che si studiano quando si fanno i nuovi porti, le correnti oceanografiche, per portare le sabbie da una parte piuttosto che all'altra. Piuttosto che parlare di sabbia, in questo caso si parla di rifiuti, e di quali rifiuti, e capire da dove provengono questi rifiuti, se provengono da Santa Margherita, da San Giovanni Gemini, o da Palermo, o da chissà dove. Tutto ciò come si riesce a capire? In base appunto alla catalogazione che facciamo dei rifiuti. Diciamo, se ci sono reti da pesca, se ci sono galleggianti, se ci sono confezioni per olio, per lacche o quello che vogliamo, o per bibite. Questa è la catalogazione, che comprende centinaia di rifiuti, e che noi pazientemente adesso, quando finiremo stamattina la raccolta, dovremo fare. Salvatore Mugnai, il gruppo di Sciacca ha accolto chiaramente di buon grado questa iniziativa. Certo. Voi svolgete già molte attività, ricordiamo quali. Allora, innanzitutto il WWF ha insito in sé la cultura del preservare l'ambiente che ci circonda, e quindi questo è il nostro obiettivo primario, abbracciando poi di volta in volta tutta una serie di proposte che nascono anche in sinergia con l'amministrazione, cercare di essere presenti sul territorio e, come questa volta, in questo caso, fare anche un'operazione scientifica che possa avere anche una sua valenza. In futuro abbracceremo tante battaglie, una di queste sarà sicuramente quella sull'amianto, sulla dispersione dell'amianto nell'ambiente, e questa è una battaglia importante, e anche una delle fonti principali di inquinamento del nostro territorio. Il nostro invito a tutti quanti, a tutti i cittadini appunto che hanno una coscienza ambientale, è quello di venire a bussare alle nostre porte, e troveranno appunto porte aperte, la possibilità di rendersi utili per il nostro territorio.